Dal 28 settembre al 15 ottobre, Faenza ed in particolare Lisia ospita la 12ª edizione del Premio Nazionale delle Arti, sezione design, accogliendo in città i migliori studenti e i migliori progetti provenienti dalle scuole italiane e straniere. L'esposizione, dedicata alle opere finaliste selezionate, è stata inaugurata a Palazzo Mazzolani, sede dell'Lisia di Faenza, in Corso Mazzini, ed è composta secondo quattro tematiche: experience design, innovazione diffusa, diversità e integrazione, i linguaggi visivi che reinventano il presente. Tutti i lavori sono racchiusi all'interno dello slogan Future is Design, scelto per la manifestazione di quest'anno che per la prima volta fa tappa nella città delle ceramiche. È una mostra nata dalla selezione da 105 ottimi progetti che già erano stati selezionati dalle istituzioni. Una giuria di grande prestigio presieduta da Antipanzera ha scelto 55 progetti nell'ambito della comunicazione e del design di prodotto che guardano il futuro con un occhio attento all'ambiente, all'innovazione, alla creatività, alla sostenibilità. Uno sguardo inaspettato che ci fa scoprire aspetti veramente super vari del design che investe tutta la nostra vita quotidiana. Un design che affronta vari settori, uno di questi è la disabilità, che a Faenza avevate già iniziato a scoprire da diversi anni. Sì, è un tema, quello del design for all, caro a Lisia di Faenza, caro sicuramente al mondo del design internazionale. Abbiamo visto ultime mostre come quelle appunto anche a Barcellona, al Museo del Design, che si è inaugurata con una mostra così. Un tema che va affrontato assolutamente per un mondo che sia più giusto e più uguale. Gli ESIA stanno iniziando a comunicare sempre meglio e sempre di più con il mondo del lavoro. Che futuro avranno quindi questi progetti? Guardi, gli ESIA devono comunicare sempre più con il mondo del lavoro, ma anche con il mondo della comunicazione e con i media. I nostri laureati di primo e secondo livello al 95% trovano lavoro entro un anno. Molto spesso l'Italia però dimentica che gli ESIA sono un'eccellenza del sistema educativo italiano, prime università del design in Italia già da 50 anni, offrono un modello educativo fondato sulla centralità del laboratorio, piccoli numeri, grande qualità. Federico Lega per Faenza Web TV.